C'è una novità importante per i pazienti italiani con tumore del polmone non a piccole cellule. L'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, ha appena dato infatti il suo via libera a una nuova indicazione di un farmaco immunoterapico, atezolizumab, che d'ora in avanti potrà essere utilizzato in una platea più ampia di pazienti. Noi ci facciamo spiegare che cos'è esattamente questa indicazione, qual è la sua importanza e quali sono le implicazioni di questa novità da un'esperta, la professoressa Silvia Novello. Professoressa, dunque, una nuova indicazione per questo farmaco immunoterapico atezolizumab. Ci spiega esattamente in che cosa consiste questa nuova indicazione? L'indicazione è veramente nuova perché per una volta parliamo della malattia in stadio precoce. Ormai l'immunoterapia ha trovato ampi spazi, nello specifico nel trattamento del tumore polmonare in stadio avanzato, ma non solo. Invece qui stiamo parlando di malattia in stadio precoce radicalmente operata, quindi stiamo parlando di pazienti potenzialmente guaribili e questo cambia completamente la prospettiva e anche gli obiettivi ovviamente. E quindi questa terapia si può somministrare dopo che i pazienti sono stati operati, da sola o in aggiunta a qualche altro trattamento? Assolutamente sì, la terapia, quindi parliamo di atezolizumab con intento, tecnicamente si dice adiuvante, quindi non toglie niente alla chirurgia, anzi l'intervento rimane fondamentale, non toglie niente a quello che è il nostro trattamento standard attuale, che è la chemioterapia, viene dopo. Per cui l'indicazione sarà l'intervento chirurgico negli stadi precoci di non small cell lung cancer, in stadio precoce ovviamente, l'approccio chemioterapico, quindi la chemioterapia dopo l'intervento e l'immunoterapia, quindi i cicli di atezolizumab. Qual è l'importanza di questa novità per i pazienti con tumore del polmone e ovviamente anche per voi clinici che li avete in cura? L'importanza è direi enorme, perché è vero che tutti noi siamo assolutamente soddisfatti dei risultati ottenuti in termini di quantità e qualità di vita nella malattia in stadio avanzato, ma nello stadio precoce, ripeto, l'obiettivo è diverso perché è quello di guarire il paziente, quindi i risultati ottenuti fino ad ora che dimostrano un allungamento del disease free survival, che è il tempo libero da malattia, cioè il tempo in cui il paziente fa soltanto dei controlli periodici senza fare terapia e che è completamente libero da malattia da un punto di vista radiologico e clinico, e da un abbattimento delle ricadute. Questo è un altro dato fondamentale, perché uno dei problemi maggiori per i pazienti e i familiari, oltre che per il clinico, è il momento in cui la malattia si ripresenta in un paziente che ha pensato di essere in grado di aver combattuto completamente la malattia. Questa nuova indicazione di atezolizumab è il risultato di uno studio molto importante che si chiama Empower 010. Ci racconta che cos'è questo studio, che tipo di pazienti ha coinvolto e soprattutto che risultati ha dato? Ci racconta anche qualche numero? Lo studio Empower 010 è uno studio con un ampio sample size. Questo significa che parliamo di più di 1000 pazienti screenati e 1000 pazienti trattati, quindi un'ampia casistica di pazienti affetti da tumore polmonare non a piccole cellule, per lo più in stadio 2 e in stadio 3, con una distribuzione più o meno del 50% in stadio 2 e 50% in stadio 3, con una percentuale di pazienti che hanno questa malattia senza avere mai fumato, con una percentuale di istologia squamosa e una percentuale di adenocarcinomi, che sono stati trattati in che modo? All'interno dello studio erano pazienti radicalmente operati e dopo l'intervento chirurgico, come terapia adiuvante, hanno ricevuto la sola chemioterapia, quindi il trattamento standard, verso la sola chemioterapia seguita da atezolizumab. Una particolare attenzione, come sempre nell'uso dell'immunoterapico, è stata riservata al livello di PD-L1, che ancora una volta, pur nella sua pochezza e imprecisione, si è dimostrato essere un buon biomarcatore, perché c'è una correlazione tra i livelli di espressione e la risposta ottenuta. E ci dà appunto qualche numero dal punto di vista dell'efficacia? Il disease free survival è un disease free survival statisticamente significativo. L'Empower 010 aveva un disegno gerarchico, il che significa che il primo obiettivo era allungare
il tempo libero da malattia, e questo è stato ottenuto con un hazard ratio che nella elevata espressione di PD-L1 raggiunge 0,43, che è veramente un dato non solo significativo ma importante, un abbattimento del tasso di ricaduta di malattia, e si cominciano a vedere alcuni dati di overall survival, e tutto è stato valutato a step esattamente come io l'ho esposto, quindi in caso di positività di un dato andare a guardare gli altri obiettivi, che oltre ad essere degli obiettivi scientifici sono degli obiettivi importanti per i pazienti. E dunque, diciamo, concludendo, che cosa cambia da oggi per i pazienti italiani con tumore del polmone non a piccole cellule con la disponibilità di atezolizumab come trattamento adiuvante? Cambia proprio l'approccio terapeutico, cioè lo standard di cura adesso sarà l'intervento chirurgico, la chemioterapia e nei pazienti con espressione di PD-L1 la prosecuzione con atezolizumab. Quindi è di nuovo un cambiamento, un turning point in oncologia toracica per il clinico, perché cambia l'indicazione, per i pazienti perché effettivamente il tempo libero da malattia e le ricadute sono evidentemente ridotte o migliorate.